Fine primo tempo tra Boca Juniors e Real Sociedad, partita che viene in vantaggio per 3-0, ottimo fraseggio e per gli avversari al momento non c'è nulla da fare. Vabbè sì, abbiamo giocato una buona gara fino ad ora, speriamo di continuare così anche il secondo tempo, che visto le precedenti partite siamo venuti un po' a mancare, stiamo tentando di riprenderci un po'. Beh, secondo te è mancato qualcosa in questo primo tempo? Ma diciamo di no, stiamo giocando bene tutti quanti, ognuno copre il proprio ruolo, stiamo giocando bene. Va bene, speriamo nel secondo tempo così. In bocca al lupo per il secondo tempo. Primo tempo 3-0 per loro, per voi anche un po' di sfortuna, però troppo singolarmente giocato. Noi siamo stati un po' un disastro, possiamo dirlo, la squadra non c'era. Siamo usciti. Ti lascio al secondo tempo, in bocca al lupo. È appena terminato l'incontro tra Boca Juniors e Real Sociedad, partita, non diciamo il risultato finale per rispetto del Real Sociedad, che comunque facciamo i nostri complimenti. Siamo qui con Buonanno, la tua squadra adesso è arrivata ai quarti di finale, ottima prestazione oggi, quindi ottima prestazione. Sì, è stata una partita che ci è servita soprattutto per fare fiato e per fare squadra, tutti quanti, quindi va bene così. E adesso questa squadra, dopo questa ottima prestazione, può arrivare dove vuole arrivare soprattutto? Se riusciamo a essere sempre gli stessi e capire bene i movimenti, ce la possiamo giocare, spero, fino alla fine. E un'ultima domanda, così ti lascio per andare al lavoro. Hai visto più o meno tutte le squadre, una che non vorresti affrontare in queste partite finali? Devo smentirti, ho fatto questa la terza partita. Ah, perfetto. Quindi non conosco tutte le squadre. Delle tre squadre che hai visto? Liverpool. Cioè, ottima ben giocato, squadra, sì. Questa sì. Vabbè, in bocca al lupo per il prossimo torneo. Saluto a tutti. Ciao ragazzi. Aiuto. Buona serata. Andiamo a lavorare perché...